come sempre, sono stato. Allora grazie. Anni di preparazione. Parlando delle spalle. Allora, grazie di essere venuti. Allora, l'idea del Teatro della Scala mi ronzava in testa da tempo. A parte questa, ci sono ancora parecchie cose che mi ronzano in testa, quindi, questo è il problema. Quando abbiamo deciso di trasformare la stalla moderna di Severina, costruita negli anni 60 in un magazzino, alla domanda dell'architetto Ghio, lo chiudiamo in quel buco che collega il fienile alla stalla? La mia risposta è stata no, ho un'idea. Allora, siccome il Teatro della Scala ammicca a un altro Teatro della Scala un po' più famoso, l'inaugurazione è dedicata a uno spettacolo di lirica. Però in realtà io quello che volevo fare era di creare un posto, un teatro di poesia, per leggere le poesie, oppure le lettere che uno scrive a qualcuno ma gliele vuole leggere, i diari che scriviamo e teniamo in tasca. Quindi se uno vuole condividere queste cose molto intime, o comunque perché le poesie, questo qui è un teatro per questa cosa qua, per la poesia, per dirsi le cose a voce. Adesso credo di aver detto quasi tutto. No, c'era un secondo foglio, me l'ho dimenticato sopra, non fa una persona seria. Allora, Cristiana Arri, Cristiana che ha vissuto al Teatro Regio sempre, allora mi sembrava che fosse la persona più adatta per tagliare il nastro dell'inaugurazione del Teatro della Scala di Cuceglio. Perfetto. Allora, se le madrine non devono dire niente, no, le madrine non devono io dico lunga vita a questo Teatro della Scala di Cuceglio. Io sono Gioacchino Scomegna e ho il piacere questa sera insieme al soprano Fabiola Salaris e al mezzo soprano Eleonora Maglia di darvi delle emozioni. E io ho detto alle signore, ho detto vengo ad accompagnarvi volentieri, però non vorrei presentare perché non sono capace, e invece eccomi qui a dire quattro parole. Sorella, cosa dici? Io ho sentito uno stento per quel ma credimi una pazza di far che sia ben coso di seguire suoi shopping.
Oh,